Nella puntata precedente di Fantacalcio Serie A Team si è votato una proposta, suffragio universale, un referendum sull'abolizione della regola per cui il migliore della settimana può togliere un avversario. Di Biagio non ci ha capito nulla sul votare sì, votare no, abrogare, eccetera, eccetera. Comunque non è passato. Sì, e vuol dire che la lasci. Sì, la lasci. È l'abrogazione. Quindi per lasciarla... Per lasciarla devi votare no. Metti una firma vicino a no. Scrivo per me e no. E Bernardo Corradi, no, forse è questo l'episodio più clamoroso della scorsa puntata. Bernardo Corradi che è tornato a vincere una partita di fantacalcio Serie A Team. Non vinceva una partita da quando giocava a pallone, nei primi anni 50. Ragazzi, ho vinto, che sensazione. Bravo, bravo, Bernardo, bravo, bravo, bravissimo, bravissimo. Che cosa succederà in questa nuova puntata di Fantacalcio Serie A Team? Ah, saperlo. Prima di andare avanti, il nostro reporter d'inchiesta ha scoperto delle cose molto spiacevoli che attentano alla regolarità del campionato. Ludo, fai vincere, che io faccio doppietta, mi prendo un po' di morale, tanto tu sei in cima. Non ho risposto. Ragazzi. Non lo so. È stata una signora che non ha risposto. Ha ammiccato? No, ammiccato. Non è vero. Domandare è lecito, rispondere è cortesia. In questa trasmissione non si parla mai della pardense. Io vorrei dare un po' di spazio che è quella a Pardo. Sì, perché effettivamente non se ne parla mai. Hai ragione, facciamo un piccolo approfondimento. Non vediamo quando la partita tua, un'ora e mezza, le altre tre secondi. Andiamo avanti. Ma goditi questa mediaticità del fatto di aver giocato contro la pardense. Fra l'altro, tre partite contro Montecorci, tre vittorie, volevo dirti, 9 punti. Ovviamente la metà dei punti li ho fatti, grazie. È bello perché il presidente è terzo, lo vedete? Terzo. No, sono quinto. Centrocampo, attenzione. Cialanoglu. Ah. Allora, Cialanoglu, non so se vi ricordo, Ludovica, non se ne ascoltare perché non so se vi ricordate quella vecchia serie Attenti a quei due, Roger Moore e Tony Curtis. Allora, la Cialanoglu Dance, da quel momento scatenato che era questa roba qua così, può diventare un po' un ballo di Roger Moore. Te lo ricordi quando stava un po' liquido, night, un po' liquido. Un po' così, anche un po' antico, addirittura un po' il fado può diventare. Potrebbe diventare del fado.